Gardevoir è un tecnico master party di tipo folletto. Mi prenderò la rivincita, è l'unica mossa allenatore del kit. Ha due utilizzi, e aumenterà l'attacco speciale di 2 gradi, e la difesa speciale e i critici di 1. Gardevoir può settare la zona folletto, anch'essa dotata di 2 utilizzi, e come già visto nelle unità anniversario, potrà contare sulla Buddy Move Magibrillo S, che potrà essere lanciata una sola volta, e a condizione che un membro del party sia mega evoluto. Si tratta di una mossa ad area dalla potenza discreta, che ridurrà attacco e attacco speciale del nemico di 4 gradi. Inoltre, ridurrà la protezione folletto di 1 grado. Tenete presente che la massima riduzione è di 3 gradi. Un grado attiverà un moltiplicatore del 30% ai danni inflitti con qualsiasi mossa di tipo folletto, 2 gradi lo porteranno al 50%, mentre 3 gradi al 60%. L'unica mossa semplice di Gardevoir è Incantavoce. È ad area, e costa solo 2 barre, ma la sua potenza è piuttosto bassa. Infine, l'unimossa permetterà a Gardevoir di mega evolvere, e aumenterà di potenza qualora fosse attiva la zona folletto. Le passive sono molto semplici. Sprint 1 ridurrà il countdown di 1 entrando in campo. Confondi attacco 4 applicherà un 50% di probabilità di confondere i bersagli. Primo scatto G2 aumenterà di 2 gradi la velocità di tutto il team entrando in campo. Mega evolvendo, Sprint 1 passerà a 2, riducendo il countdown dopo la prima sync di 2 gradi. Con la mega evoluzione, l'attacco speciale arriverà all'altissimo valore di 590, che raggiungerà i 640 a 6 stelle EX, e i 670 con il livello 150. La Teca avrà per la prima volta nodi sbloccabili solo a 4 su 5 e a 5 su 5. Analizziamo prima i classici tasselli ottenibili con il 3 su 5. Si trovano 2 nodi per la sync. Baldan Forza Unimossa ne aumenta la potenza in proporzione alla riduzione dell'attacco speciale nemico, e Impedi Forza Unimossa 5 ne aumenta la potenza contro bersagli affetti da variazioni di stato. 3 sono invece i tasselli per potenziare la mossa. Baldan Forza, come per la sync, ne aumenta la potenza in proporzione alla riduzione dell'attacco speciale nemico. Incantavoce per efficace 5 si applica ai nemici deboli a folletto. Incantavoce Impediforza 5 si applica ai nemici confusi, imprigionati, o che tentennano. Mi prenderò la rivincita, Mossarguzia 1 aumenta di un ulteriore grado l'attacco speciale, quando viene lanciata la Trainer Move. Primo colpo 1 aumenta di 1 i critici entrando in campo, utili se non vengono schierati supporti in grado di aiutare Gardevoir con i buff. Infine, Impedi Attacco Sconfortante 9 debufferà la difesa speciale del nemico di 1 grado, ogni volta che vengono colpiti da una mossa semplice, mentre sono affetti da variazioni di stato. Ci sono 2 tasselli anche per la zona folletto, Colma Barra per accelerare la barra mosse, e Status Quo per evitare di essere debuffati dal nemico. Per concludere, veniamo ai tasselli premium. A 4 su 5 Abbagli Attacco 9 ridurrà la precisione del nemico di 1 grado, e Sprint 1 ridurrà il countdown di 1 grado entrando in campo. Infine, a 5 su 5 abbiamo Zona Folletto Duratura 3 che aumenta la durata di tale zona, e Volontà Folletto Mossa Iper Speciale Singola G9 che applicherà una stack di mossa speciale a tutto il team, quando viene utilizzata la zona folletto. Si tratta di un'unità molto forte, ottima per i debuff, unica in grado di settare la zona folletto, e dotata di una sync potentissima. I tasselli a 4 su 5 e 5 su 5 sono validi, ma non imperdibili. Certo è però, che per fare danni importanti il 3 su 5 è pressoché obbligatorio. Merita indubbiamente di essere pullata, ma per chi sta uscendo ora dalla Caritas dopo l'anniversario è chiaramente off limits. Se avete gemme a pagamento, provate qualche daily, altrimenti conviene aspettare una rerun del banner, che essendo Master Party non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. Con questo è tutto, ciao!